Ma davvero l'outfit in vetrina? Sì, in vetrina. Piccolo premio appunto è stato avere la possibilità di allestire una vetrina da The Genis. Che dici? Sì, carina. A Cola di Rienzo, quindi su una grande strada. Un accessorio grigio, però non da mettere sopra questo. Ho un cappellino e una sciarpa. Ok, il cappellino grigio, dove l'avevamo visto? Oltre ad allestire la vetrina con due outfit, ho fatto anche un po' il manichino vivente nella stessa vetrina con i passanti che mi guardavano. E ho portato con me il mio ragazzo, cioè lui è venuto con me per farmi aiutare, per farmi dire va bene, cosa ne pensi, perché non, ero un po' emozionata, cioè non ho mai allestito una vetrina. È perfetto. Perfetto. Appena mi è arrivata la mail, non ci credevo. Ho fatto, no, aspetta, hanno sbagliato, infatti l'ho riletta un paio di volte, tipo, c'è scritto Giulia, c'è scritto. Sono stata contenta perché poi anche tutti gli altri partecipanti del concorso mi hanno fatto i complimenti. Per un giorno saltavo per casa, poi mi ho staccato un braccio al manichino e poverino l'ho fatto sbattere da tutte le parti perché era enorme, un manichino alto 2 metri, io piccolina lì che cercavo di smontare il manichino e non fargli male, ma non ci sono riuscita, l'ho ferito. Il mio ragazzo non è il tipico ragazzo delle fashion blogger. Allora, noi abbiamo hobby completamente diversi. Io ho il mio blog, faccio la fashion blogger nel mio tempo libero e lui fa il DJ. Quindi, come io naturalmente mi rompo a sentire i soundcheck del DJ, lui si rompe a farmi le foto. Gesù! Intanto il mio ragazzo decide tipo, ah, oggi voglio farti le foto. Tipo, succede una volta ogni mai, però quando succede anche lui è molto bravo. E, anche se le foto magari hanno tutte la stessa inquadratura, cioè, io sono contenta perché prende iniziativa, fa, oggi voglio farti un regalo e faccio le foto. Allora, siamo andate io e Martina a vedere la mostra Teatro alla Moda. E io spesso vado a vedere delle mostre perché avendo un corso di laurea abbastanza particolare, quando ho l'occasione di vedere abiti che normalmente non è possibile vedere e che non sono esposti, corro, perché comunque una cosa è studiare sul libro, vedere una foto e una cosa è vedere realmente come è realizzato un abito, di cosa è fatto, quali sono i veri colori che dalle foto magari non emergono. 9 tonalità di rosso nella plissettatura. 9? 9. Io ne vedo 2. Io vado in media forse 2-3 volte al mese a vedere delle mostre. Foto outfit? Sì, grazie. Io porto con me la macchina fotografica anche quando sto con gli amici. Perché proprio mi piace immortalare un momento, magari tutti seduti a un tavolo a giocare a Risico. Un momento più normale, proprio tra amici, fuori piove, siamo tutti a casa, facciamo un gioco di società. Però cioè, è l'atmosfera, tu secondo me con una macchina fotografica riesci a immortalare l'atmosfera del momento, soprattutto se è un tuo momento. Dettagli? Dettagli? Bene il cappello? Quando io esco con Martina, di solito facciamo sempre posta, è normale, cioè... Martina! Uscire con una ragazza che ha come te un blog è molto più semplice di uscire con una tua amica che in realtà non va in giro con la macchina fotografica, che non deve pensare, ah, oggi esco, devo fare le foto outfit. Cioè, ci troviamo molto in sintonia. Quello lo userei durante la Vogue Fashion Night Out. Cosa comoda. Usciamo, andiamo a fare shopping, a foto outfit e poi scriviamo della nostra giornata insieme e che i nostri follower possono trovare sia sul mio blog che su quello di Martina. Sì, mi piace, è carino così. Ok. Io vedrei addosso a Lady Gaga. O a me. I miei genitori mi hanno sempre supportato in questa cosa, sin dall'inizio. Ma magari all'inizio non capivano benissimo. Poi giù piove un sacco. Vogliamo fare queste foto sotto la pioggia? Ma sì, mi sono vestita più quando piove, voglio fare le foto sotto la pioggia. Poi quando ho iniziato a essere invitata ai primi eventi, ho detto, ah, allora è una cosa seria. Cioè, devo fare i biglietti da visita, mi hanno aiutato a scegliere le foto, sono sempre molto disponibili. Poi mia madre è quella che comunque ha preso più confidenza con la macchina fotografica
è brava con le inquadrature, cioè, nonostante non abbia fatto un corso, però gli viene spontaneo, quindi mi piace quando scatta delle foto. Giulia, un po' più in là, un po' più giù. Io però, Giulia, scusa, mi sarei messa un trench per fare queste foto. Dici? Dico, perché ti stai bagnando. E mi aiuta in questa cosa, io non mi vergogno perché comunque mia madre mi conosce bene, sa darmi consigli giusti e non ha problemi a dirmi no, guarda, oggi come sei vestita, no, non si può, cambiamo. Allora, guarda, o questo qui, però io mi metterei quello bianco perché l'ombrello c'ha il bordo bianco. Ok, Giulia, girati. Controlliamo un attimo il blog. Errori di connessione con Blogger. Ogni tanto controllo che tutte le foto si vedano, perché quando ho un problema tecnico con il blog, prima cosa cerco di risolvere da sola per quanto possibile. Se non riesco, inizio a scrivere su Facebook e Twitter: aiuto, ho questo problema, poi è capitato. Se proprio lì non riesco, cerco di chiamare qualche amico che capisce di computer e cerco di farmelo spiegare al telefono. Poi Ennio, senti, ho un problema. Con il blog praticamente mi sono spariti i followers dalla sidebar, cioè non ce l'ho più nei gadget. Ah, ok. E vado in bacheca. Io nel mio blog cerco di far emergere la persona che sono, cioè sono una persona semplice, sono una studentessa che la mattina si alza e studia e poi va in università. Frequento scienze della moda e del costume alla Sapienza. Questa qua è tutta la parte sulla fotografia del fine 800 e inizio 900. Giulia è una ragazza normalissima, infatti quando le persone sul blog le dicono ma tu ti vesti da persona normalissima, io sono una persona normalissima, che fa quello che le piace fare, ha scelto un corso di laurea perché pensa che bisogna studiare una cosa che ti appassiona, altrimenti non si va avanti, che esce con i suoi amici, che ha un ragazzo dolcissimo, e che spera di essere felice della vita. Però ci proviamo. I didn't know where to look, so I looked at your face.